Di nuovo in diretta parliamo di mobilità, ci trasferiamo nella Marca Trevigiana, vediamo le novità. L'assessore alla mobilità Andrea De Checchi parla di rivoluzioni in tema di mobilità, viabilità e sosta. A segnare la prima tappa, le novità introdotte per il periodo natalizio, bus elettrici, parcheggi e navette per collegare l'aeroporto al centro città. Questi nuovi 50 parcheggi gratuiti nel periodo delle festività natalizie, così come i bus elettrici e il collegamento diretto e continuo con l'aeroporto, sono una risposta ecologica, una risposta efficace, una risposta efficiente a quelle che sono le necessità della città. Si parte il 10 dicembre con l'introduzione di autobus elettrici ed implementare per le festività la linea 7 con l'obiettivo di estendere in futuro a più mezzi possibile l'alimentazione elettrica. E a proposito di mobilità sostenibile, nei primi mesi del nuovo anno verranno installate nuove colonnine di ricarica per i veicoli privati. In arrivo poi da gennaio un'altra importante novità. Sarà un collegamento diretto dell'aeroporto col centro città, passando per il parcheggio Miani. I turisti prenderanno l'autobus all'interno della struttura delle R3, quindi avranno l'autobus che li porterà direttamente in città senza fermate. Non più turisti dunque che sbarcati all'aeroporto Canova prendono immediatamente l'autobus per raggiungere Venezia. Per loro adesso l'opportunità, grazie a questi bus navette, di arrivare in centro città, a Miani e in stazione. Obiettivo: andare incontro alle esigenze dei turisti ed aumentare le presenze a Treviso. E chi raggiungerà il capoluogo per le festività natalizie troverà in via Lancieri di Novara un nuovo parcheggio reso disponibile da TS, che ha posticipato l'avvio del cantiere. Riusciamo quindi a rendere immediatamente disponibili entro pochi giorni 50 posti auto che, sottolineiamo, saranno completamente gratuiti. Un primo passo, sottolinea il vice sindaco De Checchi, per una mobilità sostenibile, che è l'obiettivo, aggiunge, della nostra amministrazione. Parcheggi molti, grande disposizione di sosta a costi decisamente inferiori, autobus elettrici e frequenti e collegamento diretto con l'aerostazione. Andiamo avanti con il telegiornale. Il ponte su via Vigonovese nel Padovano è da abbattere, non ci sono altre soluzioni. Non è emergenza, ma dopo i controlli effettuati sui 200 ponti del comune di Padova all'indomani della tragedia di Genova, quello che passa sopra via Vigonovese, tra Camino e la zona industriale, va messo in sicurezza appena possibile. Siamo stati in grado di finanziare due opere importanti. Uno è la manutenzione del Borgo Magno, 1 milione di euro, l'altra il rifacimento completo del ponte della tangenziale, quindi di Corso Argentina, che attraversa via Vigonovese. E così ecco pronti 2.300.000 euro già disponibili per abbatterlo e ricostruirlo. Si comincia ad aprile 2019, con 70 giorni necessari a preparare l'area, inserendo anche nel terreno 550 pali di calcestruzzo e prevedendo un marciapiede largo 2,5 metri con pista ciclabile. Fin qui nessun disagio per il traffico. A metà luglio la seconda fase, ponte demolito completamente in 4 giorni, poi il montaggio del nuovo. Totale 50 giorni e qui i disagi saranno inevitabili. Via Vigonovese chiusa al traffico. E tangenziale da Padova Est verso Sud, ridotta a una corsia per senso di marcia fino a settembre. Attualmente non è pericoloso, è un punto in cui bisogna intervenire però presto, non perché sta crollando, ma perché dobbiamo tenere in buono stato le nostre infrastrutture e quindi intervenire per mantenere costante un buon livello di esercizio e di manutenzione dell'opera. L'altra carreggiata del ponte verrà rifatta successivamente, forse l'estate successiva, un intervento delicato per un ponte molto trafficato a due passi dalla città. Andiamo avanti con il telegiornale, la cronaca ci porta conserve nella bassa padovana per un incendio. Il primo allarme, poco dopo le 8 di venerdì, con telefonate terrorizzate al 115. Sono stati proprio i vicini di casa a dare l'allarme, preoccupati per le fiamme e il fumo che stavano uscendo dall'appartamento al primo piano di una palazzina a Conselve. Sul posto si sono precipitate numerose squadre di vigili del fuoco che hanno dapprima soccorso due persone, entrambe rimaste lievemente intossicate e trasportate per accertamenti all'ospedale di Monselice. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri. L'incendio, secondo le prime notizie, potrebbe essere partito dal cattivo funzionamento di un elettrodomestico. Lavoro per la squadra mobile di Treviso.
Una famiglia benestante alle spalle, ma lui 19 anni aveva già deciso la sua strada, quella della droga. In un anno e mezzo è stato arrestato già 4 volte. L'ultima ieri nella sua abitazione, il blitz degli uomini della squadra mobile in serata. Il giovane, nonostante fosse agli arresti domiciliari, continuava imperterrito a spacciare. Probabilmente è stato il via vai di ragazzi dalla sua abitazione, dove viveva assieme ai genitori, a insospettire la polizia, e in casa è stato trovato hashish e marijuana. Non solo, ma anche 4.400 euro, probabilmente provento della sua attività illecita. È stato nuovamente tratto in arresto, e lui è stato sottoposto ad un controllo in quanto era detenuto presso il proprio domicilio, e all'atto del controllo è risultato avere nella propria disponibilità oltre 700 grammi di sostanza stupefacente di vario tipo e una somma contante pari a 4.400 euro, verosimilmente frutto della propria attività di spaccio di stupefacenti. Il ragazzo è stato arrestato anche lo scorso luglio sulla Treviso Mare assieme ad un amico che proprio il giorno dopo doveva sostenere l'esame di maturità, e forse fra i clienti del 19enne di Ponzano che ha studiato a Treviso anche alcuni studenti. Ma il provvedimento del giudice non lo aveva scoraggiato e aveva continuato così a spacciare. Nonostante gli arresti domiciliari, lui continuava a spacciare a casa. Questa è l'ipotesi di reato sulla quale si sta indagando. Sotto la direzione della Procura della Repubblica svolgeremo ulteriori accertamenti per trovare ulteriori riscontri a questa ipotesi investigativa. Fra l'altro il 19enne, alla vista degli agenti, ha tentato di fuggire gettando a terra lo stupefacente, ma è stato bloccato ed arrestato. Questa volta per lui si sono aperte le porte del carcere. Le indagini continuano per accertare da dove il 19enne acquistasse la droga. Altre notizie tra poco, sempre in diretta.